La notizia in paese si è diffusa subito quando un cartello affisso fuori dall'ambulatorio ha avvisato i pazienti che la dottoressa Dina Sandon non è più in servizio. Il primo medico Novax sospeso nel padovano è di Cervarese Santa Croce. Nelle scorse ore l'USL 6 le ha inviato la lettera di sospensione. Con lei sospeso anche un altro sanitario che opera in guardia medica. Il sindaco di Cervarese, nonostante le vacanze, sta cercando di risolvere la situazione. Stiamo adoperando perché tutti i cittadini che sono stati sempre sotto di lei vengono immediatamente reperiti da un'altra dottoressa, in quanto devono avere i farmaci o una visita medica e quant'altro. Il sindaco stesso è paziente della dottoressa sospesa e con lui altri 1.500 cittadini di Cervarese rimasti senza medico dall'oggi al domani. Al momento una dottoressa medico di base a Teola ha dato disponibilità per seguire una parte dei pazienti. L'ambulatorio provvisorio per tamponare questa emergenza lo abbiamo costruito all'interno del comune, per cui all'interno del comune abbiamo messo un ufficio a disposizione proprio per fare l'ambulatorio. Stiamo preparando una squadra di protezione civile che andrà sulle piazze per ritirare i tesserini sanitari e riportarli poi in casa propria in modo da agevolare tutti i cittadini che hanno una tessera sanitaria valida. Nei giorni scorsi il sindaco aveva sentito la dottoressa sospesa, che però è sempre rimasta ferma sulle sue posizioni contro il vaccino Covid. Ci siamo sentiti ancora prima che lei ricevesse questa lettera da parte del LUSL, però da quello che ho capito, anche da quello che mi ha detto il LUSL, lei rimane ferma sulla sua volontà. Le decisioni di chi si vaccina o no, no, non è credo compito mio di dire di vaccinarsi, in questo caso la dottoressa ha fatto una scelta, anche se ci è un po' complicato la vita, insomma.